dieta mediterranea è stata riconosciuta come un sistema alimentare sofisticato e salutare da due scienziati americani. Si chiamavano Ansel e Margaret Keys, erano marito e moglie. Ansel era un fisiologo dell'Università del Minnesota, mentre Margaret era una biologa della Mayo Foundation. I due arrivano per puro caso a conoscenza di un'informazione che è l'inizio della nostra storia. Nel 1951 Ansel Keys viene invitato a un convegno della FAO durante il quale si voleva riorganizzare la nutrizione dei popoli dell'Europa che dopo la guerra avevano bisogno di una nutrizione adeguata per riprendere una condotta alimentare normale e corretta. Durante questo convegno Ansel Keys portò però dei dati che nessuno conosceva, erano i dati degli Stati Uniti e avevano a che fare con la popolazione degli Stati Uniti che in quel periodo, soprattutto per quanto riguardava i maschi, aveva un problema gravissimo. C'era un grave problema di malattie cardiovascolari, di infarti, di problemi al cuore che in qualche modo falcidiava i giovani uomini americani. Ansel Keys racconta questo dato ai suoi colleghi durante il convegno della FAO e nessuno però ascolta questa sua informazione. Nei suoi diari lui lo racconta anche un po' deluso da questa poca attenzione alla sua connotazione scientifica importante. Solo una persona in realtà ascolta con attenzione questa informazione ed è Gino Bergami, un professore dell'Università di Napoli. Gino Bergami insegnava la stessa materia all'Università di Ansel Keys, cioè fisiologia umana, e racconta al suo collega americano che negli ospedali di Napoli non c'erano casi di malattie cardiovascolari e di infarti, se non molto raramente. E soprattutto erano presenti solo nelle cliniche private, ma negli ospedali non erano frequenti. Allora Ansel Keys comincia a pensare a questo dato, nessuno dei due si sa spiegare il perché. Ma Ansel Keys comincia a ragionare su questo tema, soprattutto ne ragiona con Margaret, che nel frattempo lo aspettava in Inghilterra, dove stavano trascorrendo un anno sabbatico. Ad un certo punto i due hanno un'idea di scrivere a Gino Bergami e gli mandano così un telegramma dicendo: ma è proprio vero il dato che lei ha raccontato? E Gino Bergami, con ospitalità tutta napoletana, dice: certo, perché non venite a vedere voi stessi? I due gli rispondono con un terzo telegramma, che erano i WhatsApp di allora, e dicono: stiamo arrivando. Comprano una piccola automobile inglese, una Hillman Saloon, e in 4 giorni arrivano fino in Italia. Arrivano a Napoli, dove Gino Bergami li aspetta con un suo assistente, Flaminio Fidanza, e comincia la grande avventura della scoperta della dieta mediterranea. La prima cosa che Ansel e Margaret Keys fanno arrivati a Napoli è di andare a vedere le corsie degli ospedali napoletani. Leggono le cartelle cliniche, se le fanno tradurre da dei giovani medici napoletani e scoprono che in effetti è vero, le malattie del cuore non sono la malattia diffusa nella città della passione, dell'amore, delle canzoni d'amore. E cominciano a capire che forse è qui che bisogna fare una controverifica. Chiedono di avere un campione napoletano e arrivano i giovani uomini dell'Italsider, gli operai, che vengono analizzati, vengono fatti dei prelievi di sangue e si scopre che in realtà rispetto al campione di maschi adulti americani la grande differenza era che gli operai napoletani avevano il tasso di colesterolo nel sangue bassissimo e i due scienziati americani hanno l'intuizione che forse quella è la pista da seguire, è il colesterolo. Allora non si sapeva né che cosa facesse il colesterolo, quale fosse la sua funzione, nemmeno in fondo quali potessero essere i danni che poteva provocare. Oggi lo sappiamo tutti, ma lo sappiamo anche grazie a questi due grandissimi scienziati americani. I due cominciano a fare relazioni, a mettere insieme una equipe di ricercatori internazionali e nasce il Seven Countries Study, cioè lo studio delle 7 nazioni, attraverso il quale, con 35 anni di ricerca, si è dimostrato che il modo di alimentarsi mediterraneo previene le malattie cardiovascolari, perché tiene sotto controllo il colesterolo e molti altri elementi. Quindi in realtà possiamo dire che è nel 1952 che viene scoperta la dieta mediterranea a Napoli.